Vlahovic segna sotto porta e la Fiorentina batte il Cagliari, finisce 1-0 al Franchi, una vittoria fondamentale in uno scontro diretto per la Fiorentina, ancora in basso, intanto qui vedete un'invasione di campo, ancora più in basso il Cagliari che dopo le sconfitte con Napoli e Benevento perde, viene sconfitto pure al Franchi. Una beffa anche perché comunque il Cagliari ha avuto la più grande delle occasioni, il calcio di rigore malamente sprecato da João Pedro che l'ha tirato malissimo, però anche i Dragoschi sono molto bravo, la Fiorentina invece è stata più cinica e quando ha avuto la grande occasione con Vlahovic, che a mio avviso stava giocando male, ma quando lì gli è capitato quel pallone sotto porta, l'ha saputa buttare dentro, un gol pesantissimo. Adesso la Fiorentina dalla zona retrocessione si è un po' allontanata, adesso è al 12° posto, che per come era posizionata la Viola quando è arrivato Prandelli, per me è tanta tanta roba. Comunque in un mese e mezzo, in un mese, non so, 20 giorni ha fatto tanto Prandelli. Sta facendo dei passi in avanti la Viola e oggi abbiamo visto ancora tanto cinismo, che quando ci si gioca la salvezza, secondo me è tanto, veramente tanto. Il Cagliari ci ha provato, un po' sfortunato sicuramente, però Cagliari in crisi, Cagliari che non vince più, Cagliari che non fa più punti. Troppe ormai le partite senza punti, qualcuno parla anche di esonero per Di Francesco. Comunque Giulini ha fatto uno sforzo, ha comprato Nainggolan, o meglio l'ha preso in prestito, però ha fornito Nainggolan a Di Francesco e oggi prestazione un po' opaca a mio avviso del Ninja, però sicuramente ragazzi deve un po' riprendere anche la forma fisica, all'Inter ci giocava poco e niente, quindi non ci si può aspettare da lui una grandissima prestazione al debutto. Il Cagliari, stavo dicendo, un po' sfortunato, Dragoschi molto bravo in diverse occasioni anche a salvarsi con i piedi, comunque ce l'ha messa tutta. E Fiorentina cinica sotto porta con quella grandissima rete di Vlahovic, perché lì non è facile, perché la palla è un po' lunga, Vlahovic deve un po' distendersi, va in scivolata e riesce molto bene a metterla proprio sotto la traversa. Un gol fondamentale per lui, però ragazzi, gol che comunque nasce da un errore a mio avviso molto grossolano del Cagliari, perché lì Vlahovic non può essere da solo, così come non si può permettere a Callejon di volare in solitario su quella fascia destra. Sono due grandissimi errori del Cagliari che non andavano mai mai nella vita fatti. Comunque Viola cinica, Viola che si allontana tanto dall'ultimo posto, dalla zona calda, dalla zona retrocessione, Cagliari che invece piomba sempre più in basso, Cagliari che adesso non sta più vedendo la fine di questo tunnel. 1-0 dopo 93 minuti e qualche secondo in più, dopo 93 minuti e mezzo, partita comunque non interessantissima, ma partita che ci ha fatto capire quanto poco può bastare una squadra per capovolgere la classifica, perché la Viola con la vittoria di oggi si allontana molto dalla zona retrocessione. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!